Salve a tutti i nostri spettatori, puntata 16. Prima di tutto vi auguro un buon anno nuovo. Come avete potuto vedere, anno nuovo, sigla nuova, e per questo ringrazio tantissimo Giulio, il nostro regista che ha lavorato in questo periodo festivo per dare nuova linfa, nuovo vigore alla sigla, un vigore che è necessario per affrontare questo 2022 di resistenza. Quindi vi auguro buon anno, vi ringrazio per essere qui a guardare Sancho, questa seconda parte della seconda stagione. Una puntata ricca di temi, ovviamente dovremo parlare di tutto quello che è successo durante queste settimane, la nuova svolta totalitaria che continua e persiste, e anzi aumenta quella che è la pressione sulla popolazione, ma anche tanto spazio alla geopolitica. Ovviamente la nostra resistenza non varrebbe nulla se non ci fosse lui con noi a guidarci, grazie alla sua esperienza e alla sua saggezza. E quindi saluto subito Fulvio Grimaldi. Ciao Fulvio. Massimo, ciao, non posso che associarmi ai tuoi auguri, ai tuoi saluti, alla tua introduzione, come sempre equilibrata, saggia e puntuale. E voglio anche ringraziare Giulio, che è il nostro non soltanto regista, ma è un grande artista e lo constaterete, lo avrete constatato dalla nuova sigla che inaugura il nuovo anno. Auguri a tutti. Allora, come dicevo, tanto spazio all'attualità, ovviamente per riprendere quelle che sono state le mosse del governo Draghi, che persiste a aumentare la pressione sociale, andando quindi a radicalizzare sempre di più lo scontro tra coloro che si sono piegati alla narrazione dominante e coloro che invece resistono, che resistono e resisteranno come facciamo noi. Ma ovviamente partiamo dalle notizie dal basso perché c'è tanta, tanta geopolitica da trattare, visto che ovviamente non è soltanto il Covid a farla da padrone in questi mesi, ma anche lo scontro tra le superpotenze. Fulvio, cosa ci racconti per quanto riguarda le notizie dal basso? Prima di tutto vi faccio raccontare qualcosa da Battisti. In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu, e l'immensità si apre intorno a noi. Al di là del limite degli occhi tuoi nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo e va e vola sulle accuse della gente. A tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore, di vero amore, in un mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te, e la verità si offre nuda. E limpida è l'immagine, ormai nuove sensazioni, giovani emozioni si esprimono purissime in noi, la veste dei fantasmi del passato, cadendo lascia il quadro immacolato. S'alza un vento tiepido d'amore, di vero amore, riscopro te. Vedete, Battisti, che è un grandissimo nostro cantautore, musicista, e questa cosa io la riferisco, questa musica, questa canzone, al tema che tratteremo più tardi dopo le notizie. Se non avete seguito, capite, e se non le conoscete, vi dico soltanto alcuni versi che fanno capire perché ho scelto questa musica. In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu. E l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Ancora, in un mondo che
prigioniero è. Respiriamo liberi io e te. E la verità si offre nuda a noi. E limpida è l'immagine ormai. È una promessa, è un augurio, un vaticinio. Passiamo alle notizie, cari amici. La più importante è questo clamore di guerra che sentiamo crescere intorno a noi e che viene alimentato soprattutto dal solito Occidente, guerrafondaio, aggressivo, colonialista, razzista. Mentre abbiamo appena avuto dalla Russia di Putin una offerta di un trattato di pace, di reciproco rispetto, di allontanamento del pericolo della guerra con tanto di missili, bombe, armamenti, manovre, esercitazioni, truppe dappertutto sui confini della Russia, non degli altri che invece denunciano aggressioni russe, una cosa talmente rovesciamento della verità che non si capisce se non fosse per questi sguatteri dei media che incalzano su questa versione assurda dove l'aggredito, l'attaccato, il diffamato diventa l'aggressore, il cattivo, il malvagio, quello da cui bisogna difendersi. Vabbè, è veramente uno schifo, perché io penso in particolare sempre e comunque al Manifesto, questo quotidiano che è ripugnante per la dimensione dell'ipocrisia. Gli altri fanno la loro parte, sappiamo che sono servitori di grandi potentati che sono quelli che reggono l'universo dell'Occidente, del capitalismo, dell'imperialismo. Lo sappiamo, lo dichiaro, è evidente, ma il Manifesto che pretende di essere altra cosa, di essere dalla parte dei deboli, non lo è mai stato. È sempre stata una finzione, un'ipocrisia, un travestimento. E ultimamente una cosa che mi ha fatto veramente quasi vomitare è l'atteggiamento che hanno avuto su Bojan Djokovic. Salute al grande serbo, al numero uno, che non è più soltanto numero uno del tennis mondiale da tantissimo tempo. E ha umiliato in questa occasione anche il suo avversario Nadal, che si è comportato dal solito verme pubblicitario delle operazioni in corso. No, è uno che ha alzato una bandiera, che sta dalla parte, rappresenta, ed è la prima volta che in Italia abbiamo avuto Puzzer, e lo ringraziamo Stefano, e siamo contenti e orgogliosi di noi, che continua a combattere in maniera molto eccellente. Ha inventato questo comitato medico-scientifico alternativo ai bugiardoni, ai cialtroni, ai pasticcioni del comitato tecnico-scientifico di Draghi. Ma lui è diventato una icona mondiale della resistenza, dell'opposizione a questa schifosa dittatura politico, sociale, economica, sanitaria, e ha resistito. Adesso pensate un po', non ha ceduto né sotto tutte le pressioni, ha probabilmente compromesso, sicuramente ha perso l'enorme guadagno che i tennisti hanno da questi incontri dello slam, del grande slam, ha perso quello dell'Australia e probabilmente ha compromesso la sua carriera, come da noi nel piccolo nostro Montesano, Enrico Montesano, un prestigioso attore comico eccetera, che adesso non viene utilizzato, non viene presentato più da nessuna parte se non nelle manifestazioni che lui coraggioso organizza qua e là per l'Italia. Così il nostro grande Djokovic, che poi è una persona che io ho ascoltato, ho sentito parlare, veramente gentile, umana, di sentimenti e di pensieri corretti, ha acceso una fiaccola, ha dato coraggio a tutti quanti lui, a tutti quanti, con la sua capacità di sacrificare. L'hanno sbattuto in una topaia per immigrati spiaggiati in Australia da recludere, l'hanno arrestato, avendo tutti i diritti di essere quello che è. Aveva avuto la malattia, era guarito, aveva l'immunità, di conseguenza doveva essere accettato secondo le regole che loro dicono di osservare. No, l'hanno sbattuto, l'hanno arrestato, l'hanno messo in una topaia dove lui è rimasto orgoglioso, ci ha salutato da lì. Il tribunale ha dato ragione a lui, perché ragione lui aveva. Ma il governo dell'Australia, Morrison, primo ministro, uno dei peggiori governi, dei più abietti governi dal punto di vista della claustrofilia, cioè dell'amore per la repressione, il soggiogamento della società, uno dei peggiori del mondo. Insomma, ha annullato la decisione della giustizia, della magistratura, e lo sbatterà fuori.
Onore a Djokovic, a Bokan, è un serbo e io i serbi li ammiro, li stimo, hanno resistito, resistono tuttora, non sono stati sottomessi. Viva i serbi! Alla faccia appunto di quelli che stanno dall'altra parte, come appunto il manifesto, che non sta soltanto dall'altra parte su Djokovic, che è indiscutibile per il suo valore, il suo coraggio, la sua moralità, morale. Ma è anche dalla parte opposta, su tutte le sta dalla parte invece organicamente inserita nei progetti, nelle direttive dei neocon, dell'aggressività occidentale, dell'impero, della CIA, del National Endowment for Democracy, di tutti coloro che allestiscono rivoluzione colorata, e siamo al Kazakistan. Kazakistan, importantissimo momento in questo. È la stessa cosa che hanno tentato con l'Ucraina. Soltanto che questa volta sta per fallire. E chi cosa dice il manifesto? Rivolta sociale. Come l'aveva detto sulla Libia con Rossana Rossanda, che allora si è coperta eternamente di vergogna per chiamare i jihadisti che sparano, che scuoiano, che impiccano, crocifiggono, fanno cose orrende, sono al servizio, sono mercenari addestrati dai Marines, finanziati dall'Arabia Saudita. Che devono sconvolgere popoli e assetti sociali, statali, eccetera, per favorire il mostro colonialista dell'Occidente. Aveva dato Rossana Rossanda, celebratissima intellettuale italiana, una vergogna senza fine allora con la Libia, ma poi l'hanno fatto lo stesso con la Siria. Sono sempre dalla parte di coloro che vengono messi in campo dall'imperialismo, dagli Stati Uniti, dalla cupola peggiore del mondo, cioè dai mostri. Dai veri e propri mostri. Allora, il Kazakistan è un paese enorme, è un paese che, come gli altri paesi musulmani centro-est asiatici, sono alleati, sono amici della Russia, e non gli viene perdonato perché la Russia va circondata, assediata fino a quando viene soffocata o è pronta a essere aggredita militarmente, cosa che molti vorrebbero già fare, lo stanno preparando, mandando truppe, forze speciali di qua e di là, attaccando la Bielorussia, altra rivoluzione colorata, felicemente fallita, la crisi dei migranti ha addossata alla Bielorussia, smascherata, sputtanata e sbugiardata. Poi la Georgia prima, e poi tutte le altre rivoluzioni cosiddette colorate che partono sistematicamente con quelle che il manifesto e gli altri chiamano sollevazioni di protesta per qualche motivo, aumento della benzina, aumento dei prezzi del cibo, qualche cosa che viene tirata per i capelli, ma che sostanzialmente si figura come una rivoluzione armata, una rivolta armata, perché sempre ci sono stati questi che hanno, come adesso in Kazakistan, incominciato a sparare subito, niente rivolta sociale, ma subito dei cecchini, dei mercenari, dei jihadisti inseriti. O dei nazisti nel caso dell'Ucraina, che tutti vanno molto bene agli Stati Uniti, alla Germania, all'Italia, perché sono nazisti e qualcosa in comune con questi regimi ce l'hanno. Va bene? A innescare questo attraverso, definendolo pacifico, di sollevazione sociale, invece è gente che spara. In Kazakistan hanno utilizzato, e questo è stato dimostrato, insomma, si vedono dalle facce, si vedono dal retroterra, sono arrivati da Idlib in Siria, sono arrivati dalle zone dove i curdi li tengono in certi campi e i curdi hanno favorito, sotto spinta americana, l'uscita di questi jihadisti per mandarli in Kazakistan. Sono venuti dall'Afghanistan, dove erano stati mandati dagli Stati Uniti per sopperire al loro ritiro e continuare a tenere l'Afghanistan sotto scacco terroristico di attentati, insieme all'altra cosa che è orrenda, che avendo perso l'Afghanistan in maniera ignominiosa e per la giustizia, per le persone per bene del mondo, vittoriosa, adesso cercano di far morire gli afghani di fame. Purtroppo il governo precedente, fantoccio degli Stati Uniti, aveva collocato tutte le riserve dello Stato in banche americane e occidentali. Cosa hanno fatto? Come con la Libia, come con la Siria, le hanno congelate questi fondi, li hanno congelati, non li ridanno, li vogliono rubare come l'hanno fatto con la Libia.
se li tengono e sono necessari per far camminare questo Stato, far mangiare questo popolo, ma andare avanti con un minimo di attività produttiva, distributiva, eccetera. Non gli danno una lira. Cioè è proprio affamare, come nel Medioevo, si affamavano le città assediate. Cioè è mostruoso. Diritti umani, sono quelli dei diritti umani, il manifesto che sostiene tutto questo. Si presenta come difensore dei diritti umani. Ogni seconda riga del manifesto è diritti umani. Allora, abbiamo addirittura a dimostrazione di che cosa sono questi rivoltosi del Kazakistan contro il nuovo presidente Tokayev, molto amico di Putin, molto amico della Russia, come logico che sia, sono vicini, sono complementari. Insomma, questo qua hanno tirato fuori tale, come si chiama, Mukhtar Ablyamov. Me lo ricordate? Non me lo ricordate. Questo è un malvivente, un bancario, un banchiere del Kazakistan che si è mangiato tutti i soldi della sua banca. Dopodiché viene arrestato, riesce a fuggire, fugge in Ucraina, dove pure dall'Interpol viene perseguito perché ha fatto altre porcherie, altri furti in altri paesi e viene alla fine. Viene presentato dal manifesto e da tutti quanti gli altri come un dissidente, il capo della dissidenza, un altro nobiluomo come Navalny, per esempio, tutti cialtroni, o nazisti, o farabutti, o malviventi, eccetera. Questo adesso è ricomparso, l'hanno pompato a dirigente, a capo della diffidenza. Sai, lui è il marito, ricordate, della Shalabayeva, che è stata estradata giustamente per il complice di lui, malfattore, in Kazakistan. Fu uno scandalo, per carità, perché il Kazakistan ha un difetto enorme di stare dalla parte della Russia e comunque non si fa mettere sotto dalle rivoluzioni colorato. È un paese ricco di minerali, è un paese ricco di terre rare, è un paese ricco di uranio, capirete? E poi è un paese vicino alla Russia. E tutti i paesi vicino alla Russia, Baltici, Ucraina, Georgia, poi anche l'Iran per quello, che si trovano intorno, devono essere destabilizzati e quindi deve essere indebolito la Russia in vista magari di quel colpo militare disastroso, magari atomico, che farà piazza pulita, dovrebbe fare piazza pulita della Russia e farebbe piazza pulita ovviamente anche dell'Europa. E forse questo è dentro al grande quadro, al grande progetto del Great Reset, dove un'apocalisse di questo genere finirebbe col raggiungere lo scopo di distruggere le economie dell'epoca industriale di tutto l'Occidente e farebbe spazio a quella nuova economia digitale, telematica, virtuale, di una piccola elite che avrà ridotto la popolazione a 1 miliardo, come viene costantemente auspicato. La Rand Corporation, che è una di quelle fondazioni alla maniera della Ford, della Rockefeller, eccetera, aveva già fatto un piano per come affrontare i problemi del Kazakistan. Aveva o comunque dell'assedio, della destabilizzazione progressiva della Russia, costringendola ad estendere il suo raggio d'azione in sua difesa alla Siria, eccetera, per indebolirla. E infatti aveva detto che c'era da seguire un programma di circa 6 misure, 6 punti. Armi e partnership NATO all'Ucraina di Kiev, del regime sostenuto dai nazisti. Sostegno ai terroristi in Siria, creazione dei terroristi, addestramento dei terroristi da parte dei Marines in Giordania e quindi sostegno al cambio di regime in Bielorussia, fallito questo qua, guerra contro l'Armenia da parte dell'Azerbaigian, altra colonia turco-americana, turco-americano-israeliana, contro l'Armenia che invece fa parte di quei paesi sopravvissuti all'Unione Sovietica e sono rimasti nell'alleanza complessiva degli stati indipendenti, così si chiama, che sono corsi con la Russia in testa in soccorso al Kazakistan aggredito da uomini armati importati dal Medio Oriente. La solita feccia umana che infatti ha subito sparato sui poliziotti, ne ha decapitati due e ci porta subito ai ricordi di quello che hanno combinato in Iraq, in Siria e in Libia. Questi bei soggetti cari a Rosanda e alla cosiddetta sinistra infame. Va bene, questo è. Giulio, scusami se ti interrompo. Dai, Quindi dai, dai.
Tu hai parlato del Kazakistan, ma l'hai anche collegato al Myanmar e anche a quello che poi è successo in Afghanistan, andando quindi a delineare come tutti questi eventi messi in correlazione, unendo i puntini, sono tutta una strategia dell'Occidente, del mondo occidentale, per accerchiare sempre di più la Russia. E poi giustamente anche poi con la situazione che avviene in Donbass, tu forse per la prima volta rispetto alle precedenti puntate hai accennato anche tu a una guerra atomica. Noi nelle scorse puntate, quando abbiamo accennato questo discorso, siamo sempre stati un po' distanti da questa opportunità di una guerra. Però adesso a questo punto ti faccio questa domanda. Vedi due schieramenti ben precisi, cioè da una parte Russia, India e Cina, e dall'altra parte Europa e Stati Uniti? Oppure secondo te non è così chiara questa divisione netta tra le superpotenze? Io la divisione è netta, come tu hai detto, e io avrei qualche riserva sull'inclusione in un fronte di quel fronte russo-cinese dell'India, perché l'India pencola piuttosto intensamente verso gli Stati Uniti e fa un po' un gioco come i turchi di Erdogan, no? Che cercano di giocare su due piani, ma sostanzialmente sono ambigui non c'è da fidarsi né dell'India né naturalmente della Turchia per quello che sta facendo dall'altro. In Siria, nel Mediterraneo, in Libia, eccetera, un sogno, una fissa ottomana, neo-ottomana, che cerca di utilizzare un po' la sua posizione centrale, comunque sempre NATO, sempre in parallelo con Israele, quindi non c'è assolutamente da fidarsi. Myanmar, hai detto, Myanmar sì, è un'altra rivoluzione colorata che deve fallire. Adesso la signora Aung San Suu Kyi è stata condannata a 4 anni, io dico che è stata anche una condanna benevola. Perché la signora, che tra l'altro da 20 anni, da 30 anni, era una spina nel fianco dell'indipendenza, della sovranità del Myanmar, che ha la fortuna di essere protetto dalla Cina e ha la sfortuna di avere un grande giacimento di petrolio al suo largo, che gli americani ambiscono, insomma, c'era questo personaggio, il cui partito, la Lega Democratica, aveva il suo quartier generale a Washington e ascoltava gli input del Dipartimento di Stato americano. Quindi era sicuramente un personaggio, un'infiltrata, che era una minaccia all'equilibrio e alla solidità dell'establishment. Di Myanmar, tant'è vero che adesso che è stata esclusa dal governo e che è stata condannata per aver cercato di importare dei radio ricetrasmittenti, walkie-talkie, che chiaramente avrebbero dovuto servire anche lì a una rivoluzione colorata, che poi hanno fatto comunque i suoi seguaci, addirittura avendo il coraggio di allearsi alle guerriglie, narco-guerriglie per lo più, della periferia del paese, che da anni fanno una guerriglia armata contro lo Stato centrale per disarticolarlo, per frantumarlo, eccetera, e impedire soprattutto che ci sia dalla Cina il passaggio della Via della Seta verso il Mediterraneo, verso l'Oceano Indiano e quindi il passaggio ai mari caldi da parte della Cina, cosa che naturalmente è inaccettabile per gli Stati Uniti. Quindi adesso anche lì credo che la rivoluzione colorata, anche lì armata, violentissime, eccetera, contro le istituzioni, credo che sia abbastanza in ribasso e si stia per spegnere. C'è un'altra azione che stanno provando. Pensate che dopo la guerra, dopo gli accordi di Dayton, nella guerra alla Jugoslavia, che ha frantumato la bellissima Jugoslavia e ha lasciato per fortuna intatta e indipendente la Serbia, viva Djokovic, viva la Serbia, eccetera, lì stanno manovrando sulla Bosnia. La Bosnia è una creatura assolutamente artificiale e assurda, cioè è divisa in due parti, una repubblica serbska, dove c'è la maggioranza serba della Bosnia, e poi un'altra repubblica musulmano-croata, che naturalmente è in linea con i desiderata, con la dominazione occidentale tedesca in particolare. E ce l'ha con la Repubblica Serbska. Pensate cosa fa? C'è un governatore addirittura europeo che dovrebbe essere quello che dovrebbe sovraintendere agli accordi di Dayton, che diventa praticamente il proconsole coloniale della Germania, della NATO in questa infelice e artificiale configurazione. Insomma, questi qua della Bosnia-Erzegovina croato-musulmana hanno deciso che chi
Lui, questo è un tedesco, Schmidt si chiama il governatore, hanno fatto decidere al governatore che chi nega il massacro di Srebrenica, quella gigantesca invenzione fatta per incriminare, diffamare, distruggere il prestigio, l'immagine della Serbia, dei serbi, Mladic, Karadzic, i grandi difensori della Jugoslavia, che stanno naturalmente come Milosevic, che vi è morto nel tribunale fasullo americano con le K dell'AIA. Vabbè, chi nega deve essere arrestato e incarcerato. La Repubblica Srpska, che ha un premier molto bravo, che si chiama Dodik, ha detto che non accetteranno una roba di questo genere per salvaguardare una farsa, una bugia, un inganno, eccetera, e hanno detto che da quel punto in poi non terranno più conto dei dispositivi della normativa della esistenza delle istituzioni federali, cioè quelle che riuniscono le due entità assurde bosniache. È chiaro che la Serbia, la Repubblica Srpska, la sua naturale destinazione è quella di unirsi alla Serbia. Ma allora questo viene considerato dalla NATO come un pericolo di secessione contro gli accordi di Dayton e l'unità della Bosnia-Erzegovina. E allora ecco la minaccia. La minaccia è diretta contro la Repubblica Srpska di Dodik, ma intende colpire la Serbia, che continua ad avere manifestazioni di sovranità, non entra nell'Unione Europea, ha grandi rapporti intensi, fattivi, concreti, commerciali e di investimento con Cina e Russia, e di conseguenza va anche quella messa in difficoltà. Probabilmente si prepara un'altra rivoluzione colorata. Da quelle parti lì. Passiamo a un altro argomento internazionale. C'è la cosa patetica dell'assalto al Campidoglio. C'è stato il 6 gennaio l'anniversario del presunto assalto di Trump o dei trumpisti al Campidoglio. È stata una grandissima messa in scena. Sono bravissimi nelle messe in scena questi della CIA, questi del Partito Democratico, a partire dall'un anche degli altri, anche i neocon che sono sparsi in tutti e due i partiti degli Stati Uniti, l'11 settembre, altre invenzioni in giro per il mondo anche. Insomma, questa è stata una farsa che doveva allestita. Probabilmente c'erano dei seguaci di Trump indignati per lo scandaloso trattamento dei voti elettorali. È successo di tutto, una cosa ad una vergogna senza fine. La più grande democrazia, tra virgolette, del mondo, che ha visto delle cose indecenti perché vincesse Biden. Insomma, c'erano veramente della gente indignata che ha voluto protestare, una manifestazione. Ma prima, e poi perché hanno tolto quello che aveva chiesto il governo, di mettere l'FBI, insomma la Guardia Nazionale a difesa del Capitolio? No, non la vogliamo, anzi di poliziotti ce n'erano pochissimi. Si voleva che ci fosse questo accidente, probabilmente c'erano dei provocatori, degli infiltrati, come nelle nostre manifestazioni che conosciamo qui in Italia, che hanno voluto spingere verso questo esito. Ma mentre Trump, e questo nessuno lo ricorda mai, prima che ci fosse l'assalto, durante la manifestazione pacifica ancora, aveva detto: adesso andate a casa. Tutti quanti, vi ringrazio, andate tutti a casa. E invece fecero, probabilmente appunto motivati, instigati da questi provocatori, hanno fatto questo assalto su cui si è riusciti a cancellare la memoria, l'evidenza di questa gigantesca truffa elettorale che sono state le elezioni presidenziali. E poi Biden ha bisogno di ricorrere alla guerra, a minacciare la guerra, a creare un'atmosfera di guerra, per una guerra che probabilmente neanche lui, cioè non parte neanche da lui questa spinta, questa pressione, ma parte da chi lo utilizza molto più in alto e che probabilmente pensa che, combinato all'operazione vaccinale, a questa gigantesca operazione che colpisce il nord del mondo, il sud lo rifiuta praticamente, e infatti si ammala molto di meno, teniamo sempre conto di questi dati. Insomma, deve colpire perché l'economia del mondo viene dettata dal nord del mondo, e questa economia che abbiamo avuto in questi ultimi 200 anni deve scomparire a favore di una nuova economia, che veda una società totalmente trasformata e anzitutto una in grandissima parte obnubilata, narcotizzata, sottomessa. Vabbè, passiamo ad altro. Passiamo a casa nostra. Ci sono
Ah, il Quirinale è molto divertente. Ci ha rotto, ci ha scassato la minchia in maniera spaventosa. Questa cosa, questi da sono mesi che vanno avanti, quei calcoli, ci andrà, non ci andrà Draghi, ci andranno altri, resterà a fare il premier come vorrebbero tanti perché compia l'opera. L'opera è quasi compiuta perché quello che lui ha fatto annunciare dai suoi sgherri, Speranza, nell'altro, come si chiama, Brunetta, cioè dei soggettoni delle macchiette, ha fatto annunciare questa spaventose misure di repressione e aveva probabilmente troppo vigliacco per apparire lui in prima persona che fa queste cose qua. Insomma, praticamente lui pensa di andare su, lì, sul colle, però voleva completare l'opera e completare l'opera prima di dover andare su, eccetera. Quindi completando questa gigantesca strategia antisociale, anti-italiana, antipopolare, antinazionale, che consiste nel escludere dalla società o comunque metterla in manette, in ceppi, che sia vaccinata o non vaccinata. Poi su quella roba lì parleremo più tardi. Quindi veramente a me non interessa molto, perché ovunque mettono quest'uomo, questo distruttore dell'Italia degli ultimi 30 anni, questo uomo partorito da un caveau bancario, che non ha niente di umano, neanche nelle espressioni del viso, avrebbe qualcosa da dire il famoso scienziato Lombroso. Quest'uomo qua voleva uscirsene dal suo incarico, dal suo mandato, facendo quello che ha fatto fare ai suoi sgagnozzi nel giorno prima della Befana. Adesso poi questi lo implorano per restare, si sentono privati del papà, un Parlamento che è completamente evirato, se mi permette mettete la parola maschilista, patriarcale, eccetera, evirato, autoevirato, eccetera, che non esiste, che non è nulla, ma questi hanno senza il papà, senza questa guida che il mondo ci riconosce, quale mondo poi, il mondo del dollaro, e quindi vorrebbero tenerselo. Le cose sono atroci in ogni senso, che lui rimanga, che lui vada al Quirinale, che al Quirinale ci mandi personaggi come la Cartabia o Amato, cioè una che si è fatta conoscere con la riforma della giustizia a favore di un'elite di ricchissimi e a danno di tutti quanti gli altri, un altro che ha contribuito con Draghi a smantellare la ricchezza industriale italiana, Amato, eccetera. Chiunque ci vada, noi abbiamo avuto una serie, ragazzi, di speranze, di capi dello Stato, uno peggio dell'altro, fino ad arrivare a questo supremo, sublime inquilino del Quirinale, che adesso per conto mio rimane però qualche dubbietto, se posso permettermi, questo l'ho smentito, l'idea che probabilmente piacerebbe di più alla cupola, a quelli che hanno mandato Draghi qui, eccetera, e hanno collocato Mattarella là, sarebbe quello che lui rimanga ancora un po' il siciliano, il figlio di quella famiglia, eccetera, perché magari 2 anni, perché si possa arrivare al 23, 2023, alla legislatura, con Draghi che rade al suolo il resto che c'è da radere al suolo. Credo che questa ipotesi non sia del tutto ancora Da scontata. scartare. Fulvio, a proposito sempre della salita al colle, è ovvio che Mario Draghi rappresenta la persona perfetta per traghettarci verso una democrazia presidenzialista, come abbiamo detto pure nelle precedenti puntate. Ma ti volevo chiedere invece che cosa ne pensi dell'ipotesi di Liliana Segre? Perché sarebbe il massimo, no, della presa in giro da un certo punto di vista, in un momento storico in cui ritornano quelle discriminazioni del passato. Avere Liliana Segre come Presidente della Repubblica sarebbe proprio nello stile dei grandi padroni che cercano di controllarci. Che ne pensi? Ci sarebbe una bella gara a proposito di donne, no? Che per il manifesto e per tanti altri sarebbe, per qualunque donna, fosse anche, non so, l'Arpia, Rita, cioè niente, non facciamo paragoni, eccetera. Se la peggiore è, sarebbe donna, e quindi sarebbe una cosa assolutamente migliore di tutte le altre scelte che vertessero su maschi. No, sarà una bella gara tra la Segre e la Bonino, perché anche quella ogni tanto ricicciano, perché hanno dei meriti entrambi paralleli, hanno
hanno un retroterra parallelo vicino uno all'altra e lavorano nelle stesse direzioni. Io non ho mai capito che merito avesse Giuliana Segre per essere senatrice a vita. Sì, riconosco e compiango e partecipo alla sua sofferenza per quello che ha passato nei campi di concentramento, certamente. Ma allora dovrebbero diventare senatori della Repubblica tutti quanti, tantissime altre persone che sono scampate a quelle difficoltà, a quelle esperienze molto pesanti, eccetera. Ma non, per quali altri? Vabbè, forse non li conosco e dovrei riconoscerli, eccetera. Vabbè, non farmi parlare oltre, perché se no rischiamo che questa puntata di Sancho possa anche essere cancellata. È radicata dai social e da tutte le possibili apparizioni in pubblico. Quindi basta con questo. Io ho finito con le storie. C'è da dire che è molto simpatico il fatto che la presenza più evidente, più materiale dei Rothschild, la cupolissima, in Italia sono signori Elkan Agnelli, che hanno il controllo sulla maggiore nostra stampa, e che sono stati incriminati, niente poco a livello dalla Procura di Roma, che di solito non appare molto accanita contro potenti. Sì, se la prende con gente come la povera Virginia Raggi o altri, oppure fa dei processi a dei personaggi tirati fuori dal cappello, dal cilindro, dal Cairo, a proposito di Giulio Regeni, cose grottesche. Insomma, questa qua ha messo sotto accusa la GEDI, la società che appunto fa capo prima a De Benedetti e poi a Elkan Agnelli, perché avrebbero truffato l'INPS, cioè l'istituto dei pensionati, quindi togliendo mezzi eccetera ai pensionati poveri, a quelli che hanno sempre un problema a riscuoterlo, a mantenerlo la loro quota di pensione. E il tribunale ha ordinato il sequestro di 30 milioni, ma se si parla anche di 60 milioni, perché hanno fatto dei trucchi i signori Elkan Rothschild, hanno fatto dei prepensionamenti non giustificati, che non andavano fatti, dei dimensionamenti degli incarichi, delle qualifiche, che non andavano fatti e che sono serviti a sottrarre soldi all'INPS. Questo, i più potenti d'Italia. Pensate che razza di classe dirigente sul piano politico-economico che abbiamo, e poi su quello militare c'è Figliuolo, saluti a lui. Dunque passiamo al tema, siamo pronti a passare al tema, caro Max Eh e sì, direi caro che Giulio. dopo mezz'ora di notizie è importante trattare poi il tema centrale che. Eh sì. Dobbiamo andare rapidi, rapidi. Io Allora, direi vabbè, che abbiamo annunciato insomma queste nuove restrizioni che hanno deliziato le nostre vacanze di Natale e del nuovo anno, no? Esatto. Sì, è verissimo. Abbiamo visto come è stato inaugurato in maniera gloriosa, radiosa e felice il nuovo anno nei suoi primi singulti. Allora, cogito ergo sum. Tu che sei laureato, caro Marx, chi l'ha detto? Cartesio? 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 No? Caspita, Max, complimenti! Yes. Bravo! Penso dunque sono. Ecco perché ci fanno sommergere da idiozie, cretinate, imbecillità, misure contraddittorie, una che contraddice l'altra, confusione totale, in modo che finiamo con non riuscire a pensare. Se non attraverso questo labirinto di casino, questo ginepraio col quale si assalgono, soprattutto a partire dall'ultimo decreto, il quarto in 20 giorni, una cosa in nessun altro paese del mondo. Ma poi c'è il voto di fiducia che mette tutto quanto a posto da questi nostri evirati parlamentari. Fallimento su tutto! Hanno fallito su tutto, hanno fallito sul contenere i disastri economici, hanno fallito sul debellare un presunto virus
che prima era micidiale, poi non lo era più, poi è diventato un raffreddore, poi è tornato a essere una variante, un'altra variante, un'altra variante ancora, eccetera. Hanno messo un vaccino, due vaccini, tre vaccini, adesso quattro vaccini, fra un po' cinque, sei, sette vaccini, perché è inevitabile per mantenere, altrimenti se non mantengono questo ritmo e questa linea, spariscono, sono rovinati, finiti. Insomma, è un fallimento su tutto la scuola, i disoccupati, la condizione il precariato terrificante, le misure nei confronti della mafia che non ci sono e nessuno la tocca, la mafia, anzi la si alimenta con la distruzione delle medie e piccole imprese. Insomma, siamo veramente di fronte a una catastrofe politica, sociale, economica totale. Questo è il merito del grande, prestigioso, universalmente acclamato Mario Draghi e dei suoi scagnozzi nominati, mai eletti, eccetera. Se lui diventa Presidente della Repubblica, avremo per la prima volta un Presidente della Repubblica non eletto da nessuno, neanche dai rappresentanti del popolo, cioè da quelli sì, ma infatti è che lui non ha un retroterra democratico di consenso popolare. Sarebbe veramente aberrante, lo è già tutto quanto aberrante, perché di democrazia non c'è più uno straccio. È una svolta totalitaria quella che è, tu l'hai già detto nell'annunciare, quella che è partita con quella misteriosa, confusa bozza presentata dai signori Bianchi, Speranza, il soggettone, quello con i capelli, il nano. Brunetta, mi si suggerisce, ho un suggeritore, una suggeritrice valida, per fortuna, che compensa le mie carenze, i miei vuoti. Allora, non ha nessuna base scientifica quello che stanno facendo. È pura politica finalizzata al dominio, è finalizzato all'arbitrio e si vale di ogni possibile illegalità. Adesso questo obbligo ai over 50, che naturalmente coinvolge me, chi è? Coinvolge me, coinvolge metà della popolazione italiana che è molto anziana. Ecco, questo obbligo è talmente grave come misura, perché è detto dalla Costituzione, e questi hanno appeso nel bagno, è detto che all'articolo 32 che non si può imporre un trattamento sanitario obbligatorio se non c'è una legge che la impone, è giustificata da situazioni drammatiche che non ci sono, che sono tutte mediatiche, propagandistiche, ma non ci sono. Già in Sudafrica hanno detto che questo Omicron è una ridicola o influenzella, un raffreddorino, eccetera. Qui l'hanno pompato a dismisura. Siccome è stato detto che non vale un granché dal punto di vista virale, hanno detto, ma è molto contagioso. E come si fa a renderlo contagioso? Dimmi tu, come si fa a rendere contagioso? Agatti, vi metto di nuovo alla prova. Caro Max, come si fa a rendere molto contagioso un presunto virus fondamentalmente abbastanza innocuo? Ma guarda, da complottisti quali siamo, la mia risposta è basta alzare il numero di cicli dei test PCR e nel giro di qualche mese praticamente tutti diventano positivi. Diciamo che questo è lo stesso scherzetto che hanno fatto negli ultimi 2 anni per giustificare le nuove ondate, le nuove restrizioni. E poi questa storia dell'obbligo sopra i 50 anni praticamente apre una finestra di Overton, perché finora si andava per categorie di lavoratori e invece adesso no, si va per età, quindi poi si abbasserà sempre di più probabilmente. Ma sicuramente comprenderà alla fine tutti quanti se vedono che non funziona, che rimane ancora e come rimane per fortuna dei poli, delle zone di resistenza, delle crepe in questo cemento armato, in questa piastra d'acciaio che ci stanno calando addosso. No, hai detto molto bene, bravo, perché è il famoso aumentare dei cicli del PCR, del famoso tampone. Basta aumentare i tamponi e si aumentano i casi. Si definiscono positivi persone, migliaia, centomila, milioni di persone che non sono positive al Covid-19, ma sono positive a qualcosa di molto antico, di vecchio, di vecchi raffreddori, di vecchie infezioni virali di 20 anni fa, totalmente morte, cioè detriti di vecchie patologie.
che questo tira fuori. Non valgono niente dal punto di vista del carico virale, ma poi nei laboratori hanno l'istruzione di amplificare i cicli di moltiplicazione fino a 35-40, quando la scienza vera, seria, dice al massimo li puoi moltiplicare, amplificare a 18-20. Allora forse avrai un risultato credibile. Così non ce l'hai più il risultato credibile. Ma intanto in questa maniera i positivi diventano milioni. E con i positivi milioni tu ti puoi permettere, instillando paura e terrore e sottomissione alla gente, qualsiasi misura iper, ultra fascista. Voglio dire, c'è stato Ugo Mattei a Torino, che è una città d'avanguardia come Trieste per la nostra resistenza alla dittatura, che ha detto che bisogna fare il Comitato di Liberazione Nazionale, il CLN, come quello della lotta contro l'occupazione nazista tedesca. E qualcuno, naturalmente il manifesto, ha arricciato il naso, diciamo, ma questo Ugo Mattei, illustrissimo professore docente a Torino, è andato sopra le righe, allora, digrignando i denti, hanno detto questo. Ma non è così, perché noi siamo di fronte a qualcosa che lui, Ugo Mattei, dice è paragonabile al fascismo, e la tessera sanitaria è come la tessera del Partito Nazionale Fascista, e la sottomissione degli accademici, tranne alcuni, col giuramento di fedeltà, è pari a quello della sottomissione degli accademici, dei chierici, tranne ottime eccezioni che oggi giurano a favore della gestione di questa scandalosa operazione criminale. Ma io direi che non è un paragone che bisognerebbe adottare, e viene spontaneo, perché si dicono l'idea del fascismo dittatura, carcere, confino, guerre. Da noi la guerra non c'è, ci sarà, ma non c'è ancora, ma c'è tutto il resto, e c'è di più. Non c'è mai stato un attacco sotto il nazismo e il fascismo ai cervelli, alle menti, ai corpi in quanto tali. L'annullamento completo e totale non c'è mai stata allora. Quindi questo è peggio. Questi hanno una tecnologia più avanzata per controllarci, per ridurci a niente, a formichine che girano smarrite tra i loro stivaloni. E quindi io non farei questo paragone, ma noi abbiamo fatto sabato il fronte della resistenza, ha fatto una bella adunata di tantissime persone, centinaia, ma solo 100 erano ammessi nello Zoom. Ci ho partecipato anch'io, e lì si sono dette molte cose importanti. Si è detto che suggerimenti, si è annunciata la manifestazione del 15 gennaio a Roma, che deve diventare importantissima e grandissima. Veniteci tutti, per favore. E poi, appunto, suggerimenti vari. Anche qualche contrasto, qualche differenza. Insomma, lì ha detto il CLN, forse ancora un po' prematuro. Intanto abbiamo il fronte del dissenso, abbiamo tante altre voci che operano e che aprono le famose crepe di cui io parlo. Volevo dire che tutta questa roba che hanno allestito, il fatto il super green pass che non mi permette più neanche di prendere il caffè all'aperto, fuori dal banco, o di andare su un autobus, o di andare su una metropolitana, su un treno, cioè mi esclude da tutto. Mi rende prigioniero di me stesso, cioè è qualcosa di allucinante, altro che veramente fascismo nazismo. Ma rendiamocene conto, se ne rendano conto le persone, continuiamo a farglielo capire. Questa roba che hanno detto, che è assurda, no? Che poi fa casini incredibili, la storia della scuola, con uno all'asilo si va tutti quanti in quarantena, con due alle medie inferiori tutti in quarantena, con tre ci vogliono tre nelle medie superiori per andare tutti in quarantena, poi i tamponi, contro tamponi, di nuovo il tampone, al rientro il tampone, all'uscita il tampone, un casino totale, una cosa che i bambini che vanno a casa per fare la DAD, che è poi l'obiettivo finale, la DAD per tutti, rovinano le famiglie. Cosa fanno i lavoratori che si ritrovano bambini in casa senza custodia, senza avere una presenza di adulti? Non vanno più a lavorare, del resto non vanno a lavorare perché non hanno il green pass, e vengono cacciati e vengono privati dello stipendio, del salario. Ragazzi, è roba da pazzi, e ci abbiamo addirittura dei fanatici eccetera nei giornali, che a cui non basta il manifesto, non basta, agli altri non basta, al Fatto Quotidiano non basta, eccetera. Quelli sono gli stessi poi
che obbediscono ai diktat americani per le guerre contro la Russia, per le sollevazioni in Kazakistan, in Ucraina, in Libia, sono gli stessi, è la stessa robaccia, la stessa che fa capo alla stessa centrale criminale planetaria, da cui per fortuna sfugge il sud del mondo, dove si vaccina poco e si è poco infettati e si muore poco perché si vaccina poco e prima di vaccinare si tampona poco, perché il tampone è il timone, è la chiave per creare positivi, per creare drammi, per creare ospedali pieni. Questo allora, noi non siamo veramente ancora, com'è possibile che siamo all'avanguardia di tutto questo? È merito di Draghi sicuramente per un verso, ma insomma il nostro grado di sottomissione, abbiamo l'Inghilterra dove non chiudono niente e non si muore di più che da noi, non si è più infettati di più da noi. Allora com'è possibile? È lo stesso in Spagna, in tutto il resto del sud del mondo. Bolsonaro, ecco un altro uomo cattivo, un demonio, un pericolo pubblico, planetario, cosmico, è l'unico tra i grandi capi di grandi paesi che ha detto all'OMS: io i bambini non li voglio vaccinare, non ne so niente di quello che gli succede, so soltanto che sono immuni al 99% da questo cosiddetto virus e quindi non gli voglio iniettare qualche cosa di cui non so cosa succederà immediatamente e dopo un po' di tempo. E allora Bolsonaro è talmente un criminale da impedire che i bambini vengano salvati dal vaccino, quando oggi i vaccinati negli ospedali e fuori dagli ospedali muoiono di più dei non vaccinati. Questi sono dati statistici. Io in altre occasioni, in altre puntate, ripetutamente vi ho presentato dei dati che vengono fuori da agenzie regolatrici ufficiali europee e statunitensi, Bayer's, Eudravigilance, dati che confermano che anche dopo due, anche dopo tre sieri, intrugli iniettati, eccetera, tu muori o hai delle conseguenze terrificanti. E questo succede quasi di più ormai in media che a quelli che non hanno ancora preso l'intrullo. Ma allora che cosa, come si permettono? Com'è che la gente non si rende conto? Vedete che non è niente di scientifico. Come giustamente io mi ricordo, anzi mi ricordo, ho visto adesso in questi ultimi giorni degli studi, si moltiplicano gli studi, ma ce n'è uno importantissimo dei professori Bakhti e Burkhardt, tra i più famosi epidemiologi del mondo, con punteggi di valore scientifico altissimo, che hanno detto basta, finitela con i vaccini, sono spaventosi, è un'ecatombe, non sparate questa roba, c'è dentro di tutto, c'è dentro il metallo, l'ossido di grafene, c'è dentro qualche cosa che si muove, che non si sa bene che cosa sia, si è vista ai fortissimi strumenti di indagine, eccetera, elettronici, e ci sono dentro anche delle nanoparticelle che vanno a seminarsi su tutti quanti gli organi. Questi ci vogliono far fuori, se non subito nel tempo. Qua nel mio borgo, nel mio paesino, è morto un ragazzo di 19 anni 21 giorni dopo aver preso la seconda dose, e ora quelli che hanno fatto la terza, se sono passati 8 giorni, perché si sa questa robaccia ha un effetto limitatissimo, anche se ritarda un po' il grave dell'infezione, e comunque dopo 3 mesi è finito, non ha più effetto, quindi devi continuare a farti queste punture. Quindi non vale niente, hanno improvvisato una roba per far guadagnare i famosi 90 miliardi a Big Pharma, i 2-3 di Big Pharma. Ragazzi, abbiamo un resto del mondo che non si comporta come noi, dovremmo calcare la mano su questo fatto, sbatterlo in faccia a questi nostri governanti imbelli con a capo questo drago che sputa fuoco tossico. Va bene, un'altra cosa. Le assurdità anche dal punto di vista giuridico, che nessun
a nessun magistrato in Italia, in Germania ci sono, in Belgio ci sono, in Portogallo ci sono, nel Texas, in Florida ci sono, che denunciano, querelano il governo per le misure assurde, illegali, vessatorie e disumane che prendono. Da noi niente, tutto tace. Magistratura coperta, allineata e corrotta, probabilmente come abbiamo visto, in moltissimi suoi gangli. Va bene, consenso informato. Io devo ancora dare, sono costretto dopo tre punture, io sono classificato dopo un certo numero di giorni per il quale è scaduto l'effetto, sono altrettanto messo alla pari dei Novax, cioè sono di nuovo costretto, obbligato, e devo ogni volta dare il mio consenso informato. Sottolineate la parola consenso e mettetela accanto a obbligo. Ma come? Mi si obbliga e io devo dare un consenso libero? A parte che il consenso non è informato, perché nessuno ti fa l'anamnesi delle tue condizioni, nessuno ti racconta quello che è stato scoperto essere di tossico, di incerto, di incredibile all'interno della fiala. E allora quale consenso posso dare? E se anche lo dessi, non lo dessi, mi obbligano, allora non è più consenso. Ma è possibile che non ci sia un procuratore in questo caspita di paese, come il famoso giudice di Berlino, che sollevi questa questione? Ragazzi, io voglio concludere con questo discorso, la scuola, il massacro della scuola con le assenze, eccetera. Puntano tutti a far andare i ragazzi al DAD, perché questo è l'anticipo della futura società, della futura vita, quella della a distanza, isolata, telematica. Disperante dal punto di vista psicofisico, deleteria dal punto di vista salutare. Ha un dato qua: 93% dei decessi post-vax sono causati dallo stesso vax, dallo stesso siero. Questo è il famoso studio fatto dai due grandi epidemiologi che vi ho citato prima, tedeschi, Bagde e Burkhardt. E poi oltretutto hanno anche scoperto, seguendo dei dati, hanno esaminato 15 cadaveri morti da Covid e hanno trovato in 14 di questi un carico di disastri organici, i linfociti impazziti, altri organi attaccati. 14 su 15 erano morti perché avevano preso questa roba. Oltretutto, secondo professori di tutto il mondo, distrugge le difese immunitarie naturali. Tu dopo quello lì, quella roba lì, non sei più in grado di produrre contro le infezioni la tua difesa naturale, che poi è quella che dura nel tempo. Questo 19enne morto è morto di miocardite 21 giorni dopo la sua iniezione. Poi abbiamo Galli, Galli. Avete visto Galli? Il quale signor Galli, Massimo Galli, il virologo, uno dei più virostar più presenti dalla mattina alla sera, chissà quando lavora, questo signore si è preso il Covid, si è preso tre iniezioni, le tre dosi, ed stava per crepare, dice lui. Che cosa ha fatto? Si è curato in casa con i monoclonali, con gli anticorpi monoclonali. Quelli che non sono quasi trovabili, quelli che per la plebe, la gente, i poveracci, gli abbienti, eccetera, non sono utilizzabili, reperibili. Ma lui sì, lui è l'illustre signore. Questo Galli che continua a apparire in televisione e dovrebbe essere nascosto dietro la lavagna, perché è inquisito, perché è accusato di aver truccato concorsi universitari per favorire, escludere gente che lo meritava con punteggi molto più alti, favorire un suo famiglio, un suo amico. È inquisito, e ancora appare, ancora parla. Vogliamo concludere con un discorso più generale. Io ho saltato un po' di roba, caro Max, ma era necessario. Il tempo sta diventando veramente abnorme. Noi dobbiamo ricordarci di qualche cosa che tutti hanno trascurato. Alla famosa conferenza COP26 di Glasgow sul cambiamento climatico, l'altro strumento del terrore insieme ai terroristi, insieme all'AIDS, insieme al Covid, insieme ai migranti, insieme alle guerre tra donna e uomo, altro strumento fondamentale, il cambiamento climatico attribuito alla CO2.
e c'è molto da dire in contrario a questa teoria, e la dicono moltissimi. E beh, questa, lì ha fatto una sua apparizione verso la fine, quando la gente era già anche un po' stanca di questo tiritera del cambiamento climatico, CO2, Greta, eccetera. È apparsa una cosa che si chiamava Financial Alliance for Net Zero, cioè alleanza finanziaria per lo zero netto, zero carbone, che è quella che propugna il cambiamento di tutto. Questo è, sapete cosa è questa Financial Alliance? È una specie di leviatano cosmico, universale, planetario. Lì dentro c'erano, e c'era anche presente lui, Larry Fink, il capo di BlackRock, che è la più grande società di investimento del mondo, che insieme a Vanguard, la seconda, a State Street, la terza, la Facility, la quarta, posseggono tutto. Tutto quello che conta, le multinazionali, le piattaforme, si posseggono fra di loro a azioni incrociate, ma sono decisivi, sono la massima concentrazione finanziaria, societaria. Sopra ci stanno le famiglie poi, quelle invisibili, ma sono quelli. E posseggono tutto, e possono far tutto. Bene, si sono presentati, nessuno li ha più ricordati, per fare un progetto che è quello di unire la finanza privata, la loro, con la finanza pubblica, cioè quella degli organi transnazionali e delle autorità bancarie centrali dei paesi. Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, WTO, OMS. Banche centrali dei vari paesi, finché sono indipendenti e non possedute come la nostra da altri, di altri paesi. Banche di investimento regionale come quella europea e di altri paesi continentali, eccetera. Tutti riuniti per affrontare con questa massa di denaro che già con i quattro che vi ho detto, i tre che vi ho detto, BlackRock, Vanguard, State Street controllano 35 trilioni, cioè un terzo del PIL mondiale. Figurati che potenza hanno. Questi vogliono anche incorporare quelle che sono le parapubbliche organizzazioni transnazionali che fanno riferimento all'ONU. Con questa massa si propongono di affrontare gli stati, che non conteranno più niente, gli stati. E questa è l'altra grande strategia della globalizzazione. Affronteranno gli stati messi in difficoltà dal Covid, da guerre e da altro, ridotti in difficoltà, che hanno bisogno di supporto, le affronteranno come un fronte unico, gigantesco, finanziario, praticamente privatizzato in tutto e in toto, e diranno: le nostre condizioni sono queste. Tu devi abolire questo, promuovere questo, finanziare questo, abbassare il tenore di vita di quest'altri, e detteranno il modo di faranno in modo che gli stati scompaiano, tranne forse qualche residuo tra i più grandi e quelli che non ci stanno, e ci auguriamo che il gruppo euroasiatico resista. Ecco, questo quello che sta facendo Draghi, che è un omuncolo uscito da questo gigantesco fronte, lui, Goldman Sachs, vicepresidente Goldman Sachs, che è una delle principali più predilette di questo concerto mostruoso di soldi, e poi Banca Centrale Europea, naturalmente Banca Italia. Lui è un'emanazione di questo progetto e demolisce dall'interno lo Stato italiano attraverso la demolizione della sua componente popolare, della sua società che regge lo Stato, in quanto lo Stato è un contratto tra popolo e appunto Stato, istituzioni. Fulvio, mi dispiace interromperti, nel senso che ti volevo avvisare che siamo a un'ora di puntata e quindi, insomma, visto che sappiamo che i nostri spettatori non riescono sempre a seguirci fino in fondo, ti volevo appunto avvisare che... Questa volta abbiamo detto tante cose importanti, vedrai Sì, che ci sarà. infatti, infatti. Dai, hai ragione, comunque mi hai richiamato all'ordine, allora io ti dico questo, vogliamo concludere col fatto che queste mascalzoni all'ordine dei grandi mascalzoni ci nascondono il fatto che c'è una resistenza, che si mobilita un sacco di gente, che in Germania, in Francia, a Parigi e negli altri paesi, soprattutto in Germania,
ci sono ancora complessivamente milioni di persone che vanno in piazza e manifestano con i loro corpi uniti quando ci vogliono disgregare. È maledizione a coloro che dicono: è inutile andare in piazza, tanto non si cava niente. Intanto si cava il fatto che si sta insieme, intanto si comunica tra di noi e si comunica all'esterno, intanto si nega la nostra volontà di disgregare, separarci, isolarci, che il regime vuole imporci. Quindi va bene, abbiamo avuto queste, abbiamo a Torino di solito grandi manifestazioni, ripetono ogni sabato, e tutti lo nascondono, nessuno ne parla. Decine, credo che fossero 180.000 complessivamente in Francia sabato scorso, con soltanto 20.000 a Parigi, tutto nascosto. Tiriamole fuori queste cose, facciamole sapere noi come Sancho, di tutti gli altri che hanno le voci libere ancora. E quindi diamoci coraggio con questa presenza che cresce e che non è doma e che continuerà a comunicare la verità. Va bene, Max? Assolutamente sì, non ci domeranno e venderemo cara la pelle. A proposito di queste forme di resistenza, c'è stata una bella iniziativa lunedì 10, quindi proprio il giorno in cui è stato introdotto il Super Green Pass per i mezzi di trasporto pubblici, e praticamente tutto il movimento studentesco nazionale No Green Pass, che è un movimento che ovviamente fa capo ad un comitato centrale che si è riunito a Bologna l'ultima volta e poi dopo si struttura sul territorio. Ebbene, tutti gli studenti universitari il 10 sono scesi in piazza con una serie di cartelli a manifestare appunto il loro dissenso nei confronti di questa ennesima misura discriminatoria che ha attuato il governo Draghi, che tra l'altro è una misura prettamente politica e non sanitaria, perché ovviamente quando mai il Green Pass ha dimostrato in questo ultimo anno dalla sua attuazione di prevenire i contagi? Siamo sempre alle solite, siamo alla quarta ondata, quindi pare quasi che non sia cambiato niente, se non il fatto che ci spiano dalla mattina alla sera, perché ogni volta che entriamo da qualche parte dobbiamo mostrare il nostro cellulare, per chi ce l'ha ovviamente, non noi, ma insomma, questa è la realtà. E quindi un plauso a tutti gli studenti italiani che lottano e resistono insieme a tutti quanti noi. Finalmente sono usciti fuori anche i giovani, hanno abbandonato probabilmente la presa, se non l'oggetto, la presa maledetta del telematico, del digitale, del cellulare, si sono aperti alla realtà e questo è un grande passo avanti. Io chiudo questa manifestazione, questa nostra manifestazione vocale e di immagini che dobbiamo al bravissimo Giulio dicendo una parola sola: viva, viva, viva Novak Djokovic. Grande Viva tennista, sono Novak! d'accordo. Viva Djokovic! Allora io ne approfitto e saluto tutti i nostri spettatori, li ringrazio per essere stati con noi in questa puntata veramente intensa e ricca di contenuti. Ci siamo dilungati un po', ma giustamente avendo saltato 2 settimane c'erano tante cose da dover recuperare e da dover dire, visto la distopia che avanza. Un Ne vuoi andare sì abbraccio. o no? Eh? Te ne vuoi andare sì o no? Ti lamenti della durata? Un Ok. abbraccio a te e ovviamente a Giulio, un ringraziamento per la nuova sigla ancora una volta e ci vediamo la settimana prossima. Ciao a tutti. In un mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te.